L'euforia della riuscita della giornata Fai a Mussomeli ha liquidato in poche righe un'iniziativa che invece merita di essere raccontata appunto a bocce ferme. E non bastano i mi piace che si possono riscontrare nelle relative immagini o video, quanto piuttosto l'apparato organizzativo che è stato accuratamente posto in essere e che ha coinvolto appunto pubblico e privato, residenti e non residenti, istituzioni ed associazioni, attori, animatori, docenti e alunni in abiti adeguati, presenti nelle diverse postazioni, appunto, e negli ambienti diversificati, in luoghi pianeggianti e nelle alture, all'interno e all'esterno, con voci narranti amplificate fra abiti medievali, coreografia naturale e anche artistica, e sistemate in naturali palcoscenici itineranti, tutti pronti all'intrattenimento dei diversi gruppi di visitatori che soddisfatti si sono alternati nel corso della giornata, alla ricerca del sapere e della conoscenza dei luoghi. Hanno visitato ed ammirato la terra di Manfredi con il suo superbo e maestoso castello Manfredonico e il borgo Palizzello e la adiacente zona archeologica, intrattenuti anche qui dai tanti studenti del Virgilio e dell'Odierna. Una giornata frenetica per tutti, dunque, durante la quale ognuno, aggiungendo il proprio tassello, ha creato e prodotto un grande mosaico dal titolo Promozione e valorizzazione del territorio. L'elenco è veramente lungo, i cui volti sono immortalati nelle foto e nei video, ed il plauso vuole essere generale ed anche singolo, perché ognuno, con ruoli diversi, stando al posto giusto, ha contribuito a sfornare un evento baciato dalla splendida giornata primaverile è amabilmente colorato dall'impegno, sacrificio, dedizione, entusiasmo di ognuno di loro. Ha detto bene il primo cittadino Giuseppe Catania, tutto perfetto. Ed io mi permetto di aggiungere che siete stati tutti meravigliosi nell'accogliere i tanti turisti siciliani che hanno scelto Mussomeli per la loro giornata turistica in occasione della giornata nazionale FAI. Condivisione è partecipazione ed è sviluppo. Signore anche del castello Manfredonico di Mussomeli a partire dal 1549. Ella è la protagonista di una triste vicenda che parla di un amore infelice e sfortunato. Si dice infatti che fosse stata costretta a sposare Don Vincenzo La Grua, signore di Carini, ma che si sia poi innamorata di Ludovico Vernagallo. Don Cesare, appunto il padre, uccise la figlia, scoperto l'intreccio. Ma questo delitto è ancora oggi avvolto nel mistero. Perché infatti, se il vero motivo fu l'adulterio, la giovane donna fu uccisa dal padre e non dal marito?
La storia ha affascinato numerosi cantori popolari e nella cornice della natura siciliana, a tratti solare scintillante, a tratti anche cupa e notturna, si muovono i personaggi dell'amaro caso della baronessa di Carini.
Potenza, ma una vera e propria città sicana. Di fatto il nome Pulizia, giù sicilianizzato, significa piccola polsi sicana. Un altro nome che venne dato al feudo fu quello di Cienzo per il gesto che vegetava rigoglioso, da cui deriva l'appellativo Cienzuti per gli abitanti, e questo nome gli fu dato anche per distinguerlo dagli altri polizieri dell'isola. Rigoglioso, magico e fiero, esso accolse re e blasonati. Fu scenario di congiure e di amori, di leggende, intrighi e ballate che sconvolgono e turbano i cuori con sospiri e storie passate. E quest'oggi vivrete un incanto di misteri, di nebbia e malia, frastornati dai giochi e dal canto, dai sussurri, dei suoni e poesia. Or vi presento De Clermont, il fiero barone, contro gli aragonesi or di congiura, di stirpe antica, l'insigne e il suo blasone, difese il regno di Maria senza paura. Voglio salutare come conviene questa bella gente credurata. La rima che sulle labbra mi sovviene ha il dolce accento di una serenata. Vi presento, e scusate il mio ardire, se luogo senza chiese di licenza. Le mie parole sono sincere oltre ogni dire, mi permetto di inchinarmi in riverenza. Io sono Manfredi, cavalier cortese, amante della caccia e dell'amore. In battaglia il mio coraggio non si arrese, vivo la vita con slancio e tanto ardore. Le donne per me sono il sole e le stelle, divine creature, gioia della vita. Mi diletto a corteggiare le più belle, e provo al cuore le prezza pura, infinita. E adesso tosto, ascoltate questi versi, che scrissi sotto l'argento della luna. Ieri notte nella sua luce io mi immersi per augurarvi la gioia e la fortuna. Udite, udite, la rima del mio canto, o voi che date onore a questo castello, della Sicilia e suo orgoglio e vanto, eminente, maestoso e senza appello. Benvenuti a tutti, io sono Marta. Manfredi era bellissimo nell'esercizio delle armi, spregiudicato in politica e senza scrupoli nella vita privata. Non per nulla egli ebbe un ruolo centrale e un'influenza determinante negli avvenimenti del suo secolo, cioè il 300. Fu probabilmente intorno al 1366 che insieme ad altri feudi, re Federico III, gli assegnò questo fertile territorio nel cuore della Sicilia, territorio la cui fama era abbastanza diffusa nell'isola fin dall'antichità. Non è difficile immaginare che quando il potente e geniale barone Chiaramontano entrò in possesso di questa importante terra, dal paesaggio ricco e multiforme, rimase fortemente impressionato soprattutto per la presenza di questa singolare rocca che nel suo genere può dirsi più unica che rara. La sua cima, che si alza di varie parti del cielo per circa 80 metri e risulta dunque inarrivabile, gli permise di dominare da qui l'orizzonte siciliano, autentico simbolo di potenza e strumento di imprenditività. A tal fine egli concepì l'idea di questa antichissima costruzione, per la quale con molta probabilità utilizzò gli stessi maestri, ingegneri, architetti impegnati nei lavori di Palazzo Steri, sontuosa residenza palermitana di Chiaramonte. Non a caso lo stile dell'intero complesso architettonico è quello definito gotico chiaramontano, col classico arco a questo punto che potete vedere. Il ripido percorso che conduce sulla cima in cui sorgono gli edifici nobili del maniero consente di verificare direttamente quanto vera sia l'affermazione di chi nel castello di Mistomeli ha colto soprattutto lo straordinario connubio di architettura e natura. Nulla di estraneo si nota in questo luogo in cui l'opera dell'umano ingegno si innesta in modo mirabile nella naturale conformazione dell'inimitabile rupe. Prego, potete sentire. E nell'occhiello è sul candido gilet un papillon di seta blu. Ecco, probabilmente il principe non indossò mai in vita sua un frac, perché pensate, era così stravagante e anticonformista che andò al matrimonio di Gianni Agnelli, che era uno degli uomini più potenti al mondo. Lui andò così, vestito con abiti casual. Oppure andò ospite dal Ranieri di Monaco, uno dei regnanti più importanti della storia d'Europa. Ecco, lì andò vestito con una tuta, sì, una tuta da pilota. S'avvicina lentamente, con il cenere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene. Soluzione mia.
ruzza mia, su ruzza mia. Lo bene grande che trovo fittia, fittia, fittia. Lo conosce solo Dio. Clotilde, Costanzo e Margherita. Senti la gioia, l'unico pensiero di tutta la mia vita. Vedo un nome di questi belli palumetti mio, via facesse pure una pazzia. Frate, guarda adorato, non ti credo per niente. Questa rocca così potente, non per rispondere alla pelle. Vero era, anche la rocca sta vicinava, non sapeva essere in età. Tutti sapevano che nessuno era un chiave dello principe e del nobile casato. Un giorno però, un piano si degli avuti. E mise in quel spazio dello principe e del principe una croce. Un messaggero arrivò da salutare, e arrivò il re, un messaggio di rimasto. Principi, principi nobili e coraggiosi, principi valoroso, i nemici da attaccare al tradimento, ad affarti subito contro il vostro reggimento. Subito parto con tutte le mie soldate. Ma come faccio con le soluzioni adorate? Giroci sul truppe della lettura, truppe disgraziate, e le soluzioni mie non danno essere disonorate. C'è un solo rimedio. Ti la stanza nica hanno essere murate. Frate, Ruzzo morso, proprio parlato. Mi sento un bello giallo. I grandi pazzia mi fai in vista, cosa te le stesso in testa? Chiusi le murate in la stanza e tu? Pensi che solo chi sta per essere in una buona sorveglianza. Ma se ti succede qualche cosa, come non fare un'altra chiusa nella stanza chiusa? Io sono il luogo di questa nobile casata. Mia fosse la prigogna di una loro passata. La nure vostro va diviso, ora con muro di sottiso. Partito penso di Federico per la guerra. Un anno di suo interessa di gente. E ce la sa, tutta fame, e di caccia in qualche vascella. Ha detto il suo, non ci viene a mancare niente. Ora il suo non si fanno sapere alla gente. Partito penso di Federico per la guerra. Tenne lontano dalla sua terra. Ma in tanto lo prendi nella guerra antica. E morire di fame, le vesture, mentre santa ricarica. Ancora ora, nello possibile di bambina, scendere le nostre piani e grida. Sono delle donne, che male ci avvenne, per colpa dello prendi venendo a cuore, quando abbia proprio caputo che cos'è l'amore. A Mussomeli, giornata nazionale FAI di primavera, 26 marzo 2023. In perfetta sinergia tra delegazione FAI di Caltanissetta, amministrazione comunale, istituti scolastici Virgilio e Odierna e associazioni Arnia, Croce Rossa Italiana e Proloco di Mussomeli.